Problema 2, funzione definita su R, periodica di periodo t uguale 4, con questo grafico. Prima domanda, in quali punti la funzione è continua e derivabile? Calcolo ed esistenza dei limiti all'infinito della funzione diviso x. In 0,4 grafico della derivata e della funzione integrale. Questa è la funzione definita su tutto R, funzione dispari, dominio R, codominio l'intervallo meno 1,1. Continua su tutto R, infatti la penna non si stacca mai per fare il grafico. Derivabile in tutti i punti tranne nei punti angolosi, dove la derivata destra e sinistra sono diverse. Questi punti sono tutti i numeri dispari, 1, 3, 5 e anche quelli negativi, e quindi possono essere rappresentati con più o meno 2n-1, con n intero positivo. Dopo servirà a esprimere anche analiticamente questi tratti di funzione, che sono y uguale x tra 0 e 1, y uguale 2 meno x tra 1 e 3, infatti si tratta di una retta inclinata a 45 gradi a scendere con 2 intercetta, e y uguale x meno 3 intercetta meno 3 per x tra 3 e 5 o tra meno 1 e 1. La derivata è costante a tratti, periodica anche lei con periodo 4, e vale 1 dove la funzione sale a 45 gradi, quindi tra meno 1 e 1, tra 3 e 5 e così via, e vale meno 1 dove la funzione scende, quindi fra 1 e 3 e periodicità. Il limite della funzione a più infinito non esiste perché la funzione oscilla continuamente tra meno 1 e 1, quindi qualsiasi immaginiamo come punto limite, per esempio un mezzo, non esisterà mai un intervallo x, una semiretta, da un certo k in avanti, tale che tutte le x maggiori o uguali di k andranno a finire in quell'intervallino ampio epsilon centrato per esempio nel punto limite un mezzo, perché la funzione continuerà ad oscillare tra meno 1 e 1. Invece esiste il limite di fx su x all'infinito e vale 0. Si può dimostrare col teorema dei carabinieri, perché la funzione fx su x è sempre compresa tra meno 1 su x e 1 su x, dal momento che la funzione in modulo è compresa sempre tra meno 1 e 1. Quindi il grafico della funzione fx su x, rappresentato dalla curva blu, è sempre contenuto all'interno di questi due rami di iperbole, che rappresentano la più o meno 1 su x. Questa è la più 1 su x e questa è la meno 1 su x. O almeno è sempre contenuto là dentro da 1 in poi. In realtà lo è anche prima di 1, perché abbiamo visto prima che tra 0 e 1 la funzione assume l'espressione x, quindi x su x fa 1. In questo tratto, quindi tra 1 e 3, la funzione vale 2 su x meno 1, tra 3 e 5 3 su x più 1 e così via. Queste espressioni si trovano semplicemente dividendo per x le espressioni trovate prima, quindi x 2 meno x meno 3 e così via. Che questo limite esista e vale 0 si può capire anche intuitivamente perché, preso un intervallino di ampiezza epsilon centrato in y uguale a 0, cioè il punto limite, cioè il valore del limite, da un certo valore k, x uguale a k in avanti, tutte le x in quella semiretta vanno a finire dentro l'intervallino di 0. Infine c'era da disegnare la funzione integrale da 0 a 4, e la funzione integrale rappresenta l'area accumulata al di sotto della funzione. Quest'area all'inizio vale 0, poi per via di tutti questi contributi positivi, queste fette positive inizierà a crescere, e quando x vale 1 l'area sarà l'area di questo triangolo, quindi sarà un mezzo. Quindi la funzione integrale arriverà da 0 a 1, a un mezzo. Dopodiché continuerà ancora a crescere perché continuano fette positive ad accumularsi, quindi a dare un'area sempre più grande che arriverà quando x è 2 fino a 1. Infatti l'area di questo triangolo è 1. Inoltre la massima rapidità di aumento dell'area accumulata si avrà per la fetta in corrispondenza della fetta più alta, quindi x uguale 1. Quindi la funzione integrale partirà da 0 con pendenza nulla, perché le prime fette hanno altezza 0 o quasi, quindi la funzione integrale partirà con pendenza nulla, arriverà a un mezzo con la massima pendenza, quindi massima rapidità di aumento, poi la rapidità di aumento diminuirà e si porterà fino a 1. Diminuirà perché le fette che andiamo ad aggiungere sono sempre più basse. Una volta arrivati a 1, qui l'area accumulata avrà il massimo valore, dopodiché diminuirà perché andiamo aggiungendo fette negative. Quando x sarà 3, la funzione integrale, cioè l'area accumulata, tornerà ad assumere il valore un mezzo,
dal momento che tutta quest'area positiva sarà perfettamente compensata, annullata da questa area negativa. Infine, quando x assumerà il valore 4, la funzione integrale diventerà di nuovo 0, perché tutta l'area inizialmente positiva accumulata tra 0 e 2 sarà perfettamente compensata da tutta quest'area negativa accumulata tra 2 e 4. La massima rapidità di diminuzione dell'area accumulata, cioè della funzione integrale, si avrà per x uguale a 3, dove c'è la fetta più lunga negativa. Questo è il grafico della funzione integrale. Sono archi di parabole, infatti possiamo eseguire i calcoli cominciando per le x comprese fra 0 e 1. Funzione integrale, lì la funzione da integrare, cioè l'integranda, vale t, e quindi x quadro mezzi tra 0 e x, con costante nulla affinché la funzione integrale parta al valore 0 quando x è 0. Vediamo anche, come detto prima, che quando x vale 1 la funzione integrale vale 1 mezzo. Proseguiamo ad aggiungere fette partendo dal valore 1 mezzo, cioè h di 1. Aggiungiamo queste fette qua, cioè le fette sotto la retta che era la funzione f. Lì la retta valeva 2 meno i 2 meno t in pratica. La retta in realtà era messa per così, e la sua espressione era 2 meno t. Quindi la funzione integrale vale 1 mezzo più l'integrale immediato di questa funzione, che è questa. Questa è una sua primitiva, cioè questa, che è calcolata fra 1 e x da questa espressione, cioè questa espressione qua, per x compreso tra 1 e 3. In particolare si vede che h di 3, la funzione integrale qua giù, vale 1 mezzo, come avevamo detto prima. Basta infatti sostituire x uguale a 3 in questa espressione. Giusto per conferma, vediamo che l'asse di questa parabola rivolta con concavità in basso è x uguale 2. Infatti meno b su 2a, a è il primo coefficiente dell'apertura della parabola, è meno 1 mezzo, come era più 1 mezzo il primo tratto di parabola, e quindi viene b uguale a 2. Cioè, affinché l'asse della parabola sia x uguale 2, il coefficiente b deve essere 2. E infatti lo è il coefficiente b della parabola, eccolo qua, è il coefficiente del termine in x. Infine, tra 3 e 5 si riproduce la stessa parabola x quadrato mezzi che c'era tra meno 1 e 1, soltanto che è traslata di 4 unità a destra. Quindi l'espressione analitica di questo arco di parabola è x meno 4 al quadrato mezzi, infatti si annulla per x uguale a 4. Possiamo quindi scrivere l'espressione analitica della funzione integrale h, che vale x quadrato mezzi tra meno 1 e 1, mentre invece tra 1 e 3 vale x quadrato mezzi, ma rovesciata, con la concavità in basso, quindi meno x quadrato mezzi, ma traslata a destra di 2 e sollevata di 1. Infatti abbiamo la meno x quadrato mezzi, che farebbe così, traslata a destra di 2 e sollevata di 1. La sua espressione è questa: x meno 2 per traslarla a destra di 2, più 1 per sollevarla. E questo vale tra 1 e 3 più ripetizioni periodiche con periodo 4. Tra l'altro vediamo che questa espressione si è sviluppata qui, porta alla parabola meno x quadrato mezzi più 2x meno 1, questa, che è la stessa trovata prima tra 1 e 3.